Chiunque abbia informazioni è invitato a rilasciare una dichiarazione anonima. L'immagine di una campana, un biglietto da visita che la polizia dovrebbe scendere. La polizia ha ribattezzato l'assassino il killer della campana. Ha diventato l'emblema dell'isteria che circola. Un rappresentante del dipartimento di polizia stradale ha espresso frustrazione sulla scena dell'immagine. È stato rinvenuto il l'immagine di una campana. Di una campana. Il significato del simbolo della campana rimane non in ci mistero. Sono indizi. Niente di niente. Quando cresci per strada, credi di essere invincibile. Niente ti tocca. Non hai niente da perdere. Poi vai ad arrestare un tizio e ti accorgi che non sei invincibile come credevi. Ma che nome è Ronan? Quel ragazzino mi ha derubato! È ora di renderlo ufficiale. Papà, fa male! Tu mi rubi la macchina e io te la faccio... Ronan O'Connor, lei è in arresto con l'accusa colpevole dei reati di furto d'auto, furto con scasso, furto aggravato e aggressione a mano armata. Scatto una foto. Lasciare che mia sorella sposi un poco di buono. Lo voglio. Lo voglio, sì. No. No, Giulia. Rimani con me, mi senti? Giulia. No, rimani con me. Non lasciarmi. Tu e la tua famiglia siete solo dei delinquenti. Credi che basti un distintivo per ripulirti? Sei un fottuto criminale. Datti una calmata, amico. D'accordo? Sei pazzo. Se non ti conoscessi meglio, direi che stai cercando di farti ammazzare. Girati. Sei in arresto. No! Sono sopravvissuta. Fermo dove sei, stronzo. Vengo a prenderti. Hai il diritto di rimanere in silenzio. Ogni poliziotto che hai spinto da una finestra ti darà la caccia e ti prenderà a calci in culo. Chi usa? Dannazione. La maniglia non si muove, è bloccata. Oh. Attenta, signora. Oddio. No. No. No, no, no! Sono ancora vivo. Posso farcela. Se riesco a rientrare nel mio corpo, magari posso svegliarmi. Andiamo.
Avranno sentito i vetri rotti. No. Andiamo. Merda. Ronan? Ronan? Non posso crederci. Non posso crederci, ti ho trovato. Oh mio Dio. Giulia. Pensavo che non ti avrei più rivista. Ti trovo bene. Sono stato meglio. Dio, se mi sei mancata. Darei qualsiasi cosa per essere lì con te. Per stare di nuovo insieme, ma... Ma cosa? No. Oh no, no, non ancora, non tu. Se non sei qui, dove sei? Dall'altro lato del ponte. Ponte? Quale ponte? Sei bloccato in una prigione. O su un ponte, dipende da come vuoi vederla. E sei in pericolo. Hai capito? Devi oltrepassare il ponte. Devi andare avanti. Andare avanti? Lì dove sei tu? Non pensare a me. Sei morto lasciando qualcosa in sospeso. Non c'è molto tempo. Rifletti. Cosa c'è di risolto nella tua vita? Non lo so. Devi scoprirlo. Ora vai! No... Giulia, mi hai lasciato già una volta ed ero distrutto. Ti prego, non lasciarmi ancora. Ci rivedremo, amore mio. Adesso pensa a salvarti. No, no, Giulia! Giulia! Non lasciarmi, Giulia! Dannazione! Pronto? C'è un uomo davanti al Regal che sta perdendo molto sangue. Gli hanno sparato. Mandate un'ambulanza. Non respira. Il mio amico dice che non respira. Non c'è polso. Ci sono vetri rotti dappertutto e molto oh, sangue. No. Si mette male. Sì, rimango in linea finché non arrivano i soccorsi. Ehi tu, mi senti? Signorina, per favore. Ehi, tu! Ehi, mi senti? Torna indietro! È ancora caldo. Ehi, perché sei corsa via?
Non offenderti, ma aiutare i nuovi arrivati è davvero una noia. Corri attraverso i muri, fai apparire le cose. Sei qui da un po', vero? Devi sapere come funziona questo posto. Come funziona? Questo posto non è difficile da capire. Scopri i tuoi poteri e forse non rimarrai intrappolato. Poteri? In che senso? Le capacità che avevi da vivo si accentuano con la morte. Diventano poteri. Alcuni sono speciali, altri no. Possedere le persone, condizionarle, oppure far scomparire e riapparire gli oggetti del nostro mondo. Le capacità diventano abilità. Ma chi sei? Devi essere qui da molto. Io? Io e te siamo uguali. Ma credimi, tu sei in pericolo. Puoi giocarti il tuo futuro, oppure saranno gli altri a rovinartelo. Ho sbattuto contro una porta, ma passo attraverso le pareti. Com'è possibile? Pensavo di poter attraversare tutto. Certi palazzi sono stati consacrati dagli abitanti di Salem. Lì non possiamo entrare. A meno che qualcuno non lasci una porta o una finestra aperta. Ma una volta dentro possiamo muoverci senza problemi. I punti che non puoi attraversare brillano di una luce blu. Col tempo ti abituerai. Scusa, io non capisco di cosa parli. Come posso giocarmi il mio futuro? Sei qui per risolvere qualcosa. Finché non lo fai, non puoi andartene. Non preoccuparti, è normale. Normale? È da matti. Cosa dici? Chi rovinerà il mio futuro? Sono demoni. Prima erano come noi, ma ora sono anime perdute. Non lasceranno mai questo posto. Esistono solo per divorare quelli che ci finiscono. Come noi. Ho capito. Allora, devo scoprire chi mi ha ucciso e fermarlo. Così me ne andrò da qui. Beh, buona fortuna. Aspetta, aspetta! Non ho finito con le domande. Merda! Sta attento là fuori. Non sai mai cosa c'è dietro l'angolo. Ok, ci vediamo.